Il Forum di Verona è un evento molto importante, una tradizione già da 15 anni. Ho partecipato a tutte le sue edizioni negli ultimi 9 anni. In termini di grado di rappresentanza, questa volta siamo ai livelli più alti. Per quanto riguarda la Russia, qui, come sapete, sono venuti due vice premier del governo russo, un ministro del governo russo, diversi vice ministri, i dirigenti delle maggiori compagnie del settore energetico e di altri settori. Qui presente un grande gruppo dall'Italia. Tenendo conto del luogo in cui si svolge il forum, c'è anche una grande rappresentanza di colleghi azeri. Questo per quel che riguarda le questioni d'organizzazione. Circa i contenuti, mi sembra che la discussione sia stata molto interessante e continui a esserlo nel toccare questioni chiave della politica internazionale e dei nostri rapporti bilaterali. Sono soddisfatto. Ritengo si tratti di un grande successo. Ringrazio gli organizzatori, in particolare l'amico Antonio Fallico, che ha svolto un enorme lavoro di preparazione. La diplomazia economica, l'economia, sono alla base dei rapporti, anche delle nostre relazioni bilaterali. Ci auguriamo che la cooperazione economica bilaterale prosegua nel tempo. Ripeto che qui è giunto un grande gruppo di imprenditori italiani. Ora si è svolto un incontro molto significativo e costruttivo tra il vice primo ministro della Federazione Russa, Bielusov, e l'area del business italiano. Erano presenti anche rappresentanti di altri paesi europei. C'è stata una discussione profonda e concreta su come si possano risolvere diverse problematiche di cooperazione. Mi auguro davvero che la collaborazione con le compagnie italiane continui con soddisfazione e vantaggi reciproci. Quello della russofobia è un tema complesso. I media italiani seguono per lo più una linea poco amichevole nei confronti della Russia. Ciò appare evidente ed è collegato alla specificità del momento storico che stiamo vivendo. Ma devo dire, come ambasciatore, che sono molti gli italiani che si rivolgono a me telefonicamente. Mi scrivono lettere sui social network, esprimono amicizia, sostegno e la speranza che le nostre collaborazioni bilaterali continuino. Direi che questa è un'altra Italia e noi, nel nostro lavoro, orientiamo tutto proprio su questa Italia, su queste persone che colgono il valore della nostra cooperazione bilaterale.